Ancora una vettura bloccata in un sottopasso allagato. È successo nel sottopasso di Via Gianni Micheletto a Feletto nella mattinata di martedì 13 giugno. Una Peugeot 2008 si è infilata nel sottopasso allagato senza tenere conto del semaforo rosso ed è rimasta bloccata nell'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la polizia locale, i carabinieri di Rivarolo Canavese, il sindaco Cristina Ferrero e i tecnici SMAT. All'arrivo dei vigili del fuoco, l'uomo era già riuscito ad uscire da solo dalla vettura e a mettersi in salvo. Agli ingressi del sottopasso sono state posizionate le transenne per evitare che qualcun altro si infili nonostante il semaforo rosso. Sono ora in corso le valutazioni con la SMAT per cercare di capire se è possibile evitare che il sottopasso si allaghi in caso di pioggia torrenziale. Le pompe, seppur funzionanti, sono adatte in caso di pioggia normale, ma non riescono a gestire le bombe d'acqua.